Il 25 novembre nasce nel ricordo di un fatto tragico ed anche nel ricordo delle centinaia di fatti tragici che ormai hanno assunto la dimensione di una strage. Attraverso questo semplice messaggio dell'intero Consiglio Comunale vorremmo come dar voce ad ognuna delle donne che non c'è più. Vorremmo dare un volto a tutte quelle donne che quotidianamente subiscono la violenza. Però sentiamo anche il dovere di andare oltre lo sdegno, oltre il ricordo, perché crediamo che possiamo fortemente contribuire a scardinare la cultura dell'immagine, dello stereotipo di donna così radicata, cambiare una cultura a partire dai nostri ragazzi, dai nostri giovani. Noi crediamo che questo si possa fare e questo è oggi il messaggio di Solida Speranza che noi vogliamo lanciarvi. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, la sua intelligenza che avete calpestato e l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che gli avete negato, per la bocca che gli avete tappato, per le ali che gli avete tagliato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti ad una donna. A tutte le donne di Alda Merini, fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli. Poi ti volti e non sai ancora dire e taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra e nasce il tuo canto d'amore. In media, in Italia, ogni 2-3 giorni un uomo uccide una donna, anche in famiglia. Vogliamo rispetto. L'amore con la violenza e le botte non c'entra niente. Un uomo che ci mena è un uomo che non ci ama. La violenza sulle donne continua ad essere nel nostro paese una vera e propria emergenza sociale che si è notevolmente aggravata nel corso dell'ultimo anno. Occorre quindi che le istituzioni a tutti i livelli si impegnino e si adoperino per prevenire e per contrastare il dilagare di questo fenomeno. Sotto il profilo normativo sono stati fatti dei passi importanti, ma tutto ciò non è assolutamente sufficiente. Occorre dare concreta attuazione alle disposizioni normative, occorre venga assicurata la certezza della pena affinché sia resa giustizia alle donne vittime di violenza e di abusi e affinché le pene costituiscano veramente un deterrente contro la commissione di reati così aberranti. Occorre poi che ciascuno di noi promuova una vera e propria educazione al rispetto nei confronti della donna, una nuova mentalità, un nuovo approccio culturale. E questa è una battaglia di civiltà e ciascuno di noi può e deve assolutamente fare la propria parte. Vorrei che le donne avessero potere non sugli uomini ma su loro stesse. In questa frase della filosofa Mary Wollstonecraft è contenuta una verità grandissima. Quindi, affinché sia possibile, impegniamoci tutti, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, a far sì che la prevenzione della violenza di genere parta già dall'educazione dei bambini e delle bambine. Insegniamo che il rispetto verso se stessi e verso gli altri è un ottimo antidoto contro stereotipi e pregiudizi. Il 32% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, stiamo parlando di quasi 7 milioni di persone nel mondo, dichiara di aver subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza, o fisica o sessuale. Non sono solo calci, pugni, schiaffi, piuttosto che veri e propri stupri. La violenza può anche essere verbale, può essere psicologica. Negli ultimi anni poi si è fatto un gran parlare di atti di persecuzione, di stalking, ultimamente di revenge porn, trasmesso sulle chat di WhatsApp. Sì, perché questa violenza ha forme diverse, ma tutte possono ferire, ti possono far male, ti possono svilire, umiliare, nei peggiori casi addirittura uccidere. Ora, si dice che il primo passo per risolvere un problema sia quello di prenderne coscienza. Certo, questo video da solo non servirà per placare questo fenomeno che è ancora tristemente presente nel tempo in cui viviamo. Però, se una piccola comunità come la nostra ha deciso tutta insieme di diffondere questo messaggio di condivisione e di consapevolezza su questi temi,
beh, quantomeno è un buon inizio, nella speranza che tutto questo possa servire per far scattare qualcosa nell'animo di ciascuno di noi. Troppa confidenza al dolore, perché altrimenti se ne approfitta. Finché c'è fiato per dire basta, c'è ancora un fiore dopo una tempesta. Ma tu non devi scegliere tra la faccia e il cuore. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, che se le tiri fuori non fai la differenza. Tieni le mani in tasca, tieni le mani in tasca, e se le tiri fuori è per una carezza. E ho imparato che i baci non mordono, che gli abbracci più forti guariscono, che la vita è uno spazio da conquistare finché te ne rimane.